Cari amici di Libri in Streaming, ci troviamo a Noci per la quinta edizione di Chiostri e Inchiostri, il famoso festival di mezza estate che impreziosisce la città di Noci. Il centro storico è animato da presentazioni, da mostre d'arte e tantissimi sono gli ospiti, perché quest'anno ci sono anche dei laboratori e anche delle mostre e dei concerti. Noci diventa anche quest'anno quindi protagonista della cultura libraria e non solo. I vari punti in cui ci sono queste manifestazioni di grande interesse sono Largo Rotolo, Largo Albanese, Largo Spirito Santo, Largo Porta Nuova, Largo Pietro Gioia e Largo Torre. Il tutto nei giorni dal 25 al 28 luglio 2024. Quindi un programma sempre più ricco. Anche un giorno in più rispetto alle precedenti edizioni, perché questa manifestazione Chiostri e Inchiostri sta veramente crescendo e regalando grandi soddisfazioni agli organizzatori e a tutti i cittadini di Noci. Questa manifestazione ha la direzione editoriale del senatore Piero Liuzzi ed è organizzata dal Parco Letterario Formiche di Puglia con il patrocinio del Comune di Noci e la presidenza del Consiglio regionale della Puglia con il sostegno del progetto regionale Mare a Sinistra in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Bari e il Premio Bancarella. Quindi queste quattro giornate dedicate ai 700 anni dalla morte di Marco Polo vengono un po' concretizzate nel visual grafico dell'edizione 2024 dell'artista Nicola Genco, inteso come simbolo della voglia di esplorare. Quasi 100 incontri, più di 150 ospiti, a partire dalla Lectio Magistralis tenuta dal premio Strega Nicola La Gioia con Piero Liuzzi. Tra gli ospiti dobbiamo ricordare Antonio Polito, Raffaele Fitto, Tommaso Sacchi, Valentina Romani, Cristina Bellemo, Michele Mezzanotte, Gabriella Genisi, Francesco Carofiglio. Poi abbiamo anche Lino Guanciale, immancabile qui a Noci, Ettore Bassi, Aurora Tamigio, Alberto Pellai, Alessio Rega, Maria Pia Romano e tanti altri. Ci sono anche le novità quest'anno dei talk relativi a Pietra Madre, ad esempio, che è un nuovo brand per il territorio, e Mare a Sinistra, che ha come obiettivo e come oggetto le migrazioni di oggi e di domani. E poi c'è anche un talk interessante del lungo viaggio dell'acqua in Puglia. Quindi questi giorni dedicati alla cultura sono stati ricchissimi di eventi qui a Noci. Le sei mostre ne sono un esempio concreto. Sono state in effetti sei le mostre organizzate insieme al festival. Illustrazioni di Nicola Genco, In viaggio con Wondi, Il Novecento in terra di Bari, Animales di Vito Novembre e Daniela Paradiso, Ispirazioni reali o immaginarie che siano di Giovanni Battista Notarnicola, Il tempo passa ma le emozioni restano di Franco Dormio e Daniele Laira. Due, i laboratori per bambini e bambine, i racconti del mare a cura di Irene Penazzi e il laboratorio di storytelling a cura di Maria Luigia Girone e Francesca Ludovica Girone. Anche per quest'anno Chiostri e Inchiostri si riconferma
un tentativo ben riuscito di coniugare la bellezza e le criticità di questo territorio, oltre che ricongiungere il passato con il presente e per prepararsi bene al futuro. Quindi complimenti agli organizzatori di Chiostri in Chiostri e attendiamo la 6ª edizione del Festival.